Antonella Zadini, presidente di... Progetto riabilitazione ODB. Bene, ci racconti cosa avviene oggi nella sede? Oggi nella sede c'è la presentazione, diciamo, di due attività e contemporaneamente eventi per certi versi, perché abbiamo presentato la lavagna interattiva e i computer che ci sono stati donati dalla Fondazione Kathleen Foreman Casali. La lavagna interattiva e i computer vengono utilizzati sia per quanto riguarda le attività, diciamo, riabilitative e sia per quelle ludico-educative. Sono delle attività che vengono fatte sia con bambini più piccoli che con giovani adulti e sono delle attività che vengono programmate ogni settimana e che raccolgono l'interesse non solo dei bambini più piccoli, ma anche degli adolescenti e dei giovani adulti, perché sono delle tecniche che proponiamo che sono, diciamo, al passo con i tempi. C'è rispetto ai computer un, come dire, un sacro dubbio e in certi versi terrore da parte dei genitori che vedono questo utilizzo compulsivo del computer, mentre noi li utilizziamo proprio per sviluppare la creatività e l'evoluzione cognitiva dei bambini e dei ragazzi. Abbiamo Elvira Fulgo che fa parte di... Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, molto felice di vedere realizzati dei progetti e dei programmi così interessanti, così utili per questi ragazzi in difficoltà e soprattutto di vedere che la tecnologia avanza e aiuta le E in famiglie. questo caso la donazione È della... stata sia per la lavagna. Sì, è stata per questa bellissima lavagna interattiva che viene utilizzata non solo per i disegni, i colori, ma anche per la musica, con programmi molto interessanti che ci hanno fatto appena vedere, utilizzando questi bellissimi iPad molto avanzati. E devo dire veramente bravi, brava l'associazione. E poi abbiamo la famosissima artista Patrizia Bigarella che è qui perché... Io tengo il laboratorio del colore con tanti bambini, con range di età molto vasto, divisi per età. Queste sono le loro opere e c'è una grande evoluzione man mano che vanno avanti nel rispetto del colore, nell'espressione delle loro emozioni. E queste sono opere fatte dai ragazzi che frequentano Che frequentano il corso. l'associazione. Sì, esatto. Sono tutte opere fatte da loro, libri d'artista, che abbiamo creato insieme, o altri piccoli libri che raccontano una storia. Allora, quello Vengo che, aiutata. se posso dire una cosa, quello che è importante per l'associazione è offrire una grande varietà di attività, perché la vita è varia ed è giusto che anche chi ha dei disturbi, per esempio dello spettro autistico piuttosto che del neurosviluppo, sperimentino tutto quello che la realtà e il quotidiano può offrire. Cioè, devono provare tutto perché la vita la normalità è la grande variazione e variabilità di quello che ci avviene, di quello che sentiamo a livello di emozioni, di sentimenti e così via. Per cui qualsiasi tipo di attività, anche quella più impensabile, come per esempio avevo fatto attività subacquea, o per esempio anche il taekwondo, cose del genere, sono delle attività che è giusto che vengano sperimentate esattamente come per tutti.